Un intervento chirurgico necessario che ci ha colti tutti di sorpresa, un intervento che però ancora una volta ha unito tutta la comunità cristiana nell'affetto, nella vicinanza, nella preghiera per Papa Francesco. Bentornati a Siamo Noi, buon pomeriggio a tutti. Papa Francesco, che come ha voluto ricordare affettuosamente il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Vincenzo Paglia, proprio oggi sul Corriere della Sera, sa essere sempre sereno e tenace, è un esempio per le persone fragili. E allora, per avere un aggiornamento in tempo reale sulle condizioni del nostro Papa Francesco, direi che è il momento di raggiungere la collega Cristiana Caricato, vaticanista del TG di TV 2000, che vedo già collegata dal Policlinico Gemelli, dunque nella capitale. A te, Cristiana. Sì, presidiamo naturalmente il Policlinico Gemelli, come vedete al decimo piano ci sono delle finestre aperte in direzione dell'appartamento riservato al Pontefice. Noi per le notizie siamo rimasti a quello che è stato dato nell'ultimo bollettino medico intorno alle 12:30. Il Papa è in buone condizioni generali, ha trascorso una prima notte tranquilla, proseguono naturalmente messaggi di vicinanza, come avete ricordato, da tutto il mondo. Dobbiamo dire che il Papa respira autonomamente, vigile, e il decorso post-operatorio sta andando nel migliore dei modi. Naturalmente ha bisogno di riposo, lo ricordiamo, ha 86 anni e anche qualche acciacco, come è visibile da tutti, una difficile deambulazione a causa della gonalgia destra. Poche settimane fa il ricovero per una polmonite, sempre qui al Gemelli, e poi anche qualche peccato di gola che forse gli ha fatto mettere su qualche chilo, che non ha aiutato in questa particolare circostanza, perché il problema che si è verificato sulle cicatrici del precedente intervento del luglio del 2021 probabilmente è stato in parte anche causato da un sovrappeso dovuto probabilmente anche alla scarsa mobilità che il Papa purtroppo ha in seguito ai problemi al ginocchio. Però insomma ci sembra di capire che tutto sta andando per il meglio. Anche voci del Gemelli, fonti del Gemelli ci dicono che il Papa è stato informato di tutto, anche di quello che sarà il decorso. L'intervento normalmente richiederebbe 5-7 giorni di prognosi e di degenza, ma in realtà, come ieri ha detto il professor Sergio Alfieri, che a capo dell'equipe che ha eseguito l'intervento chirurgico sul Pontefice, proprio per le condizioni generali del Papa e per l'eccezionalità del paziente, cioè che è sempre il Pontefice, ci saranno più cautele e più accortezze. Una cosa è certa: Papa Francesco tornerà completamente alla vita normale, quindi per il momento sono confermati i viaggi in Portogallo per partecipare insieme ai giovani del mondo alla giornata mondiale della gioventù, e anche quello in Mongolia a fine agosto, inizio settembre, un altro viaggio a cui il Papa tiene particolarmente. E invece sono state annullate già da ieri con un comunicato tutte le udienze fino al 18, quindi molto probabilmente il Papa avrà una degenza lunga qui al Gemelli e poi osserverà un periodo di stretto riposo. Si parla circa di 40 giorni necessari a riprendere completamente le forze. Per ora è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie Cristiana Caricato per questo quadro, insomma, che ci rassicura tutti. Torniamo a esprimere vicinanza a Papa Francesco, e ovviamente TV 2000 continuerà a tenervi aggiornati sulle condizioni di Papa Francesco, sul decorso post-operatorio, su una degenza che, lo abbiamo appena sentito, richiederà ancora qualche giorno. E adesso noi voltiamo pagina per occuparci di una cronaca che quasi ogni giorno ci restituisce almeno una vicenda di violenza contro le donne, violenza perpetrata da uomini che sono o erano al loro fianco. E noi questa puntata oggi vogliamo cominciarla da una prospettiva un po' diversa, e la facciamo partire infatti proprio dalla testimonianza di un uomo cosiddetto maltrattante, che avrebbe potuto diventare un carnefice
Se invece su questa strada, su questo percorso di violenza non si fosse fermato e anzi se questo percorso non l'avesse abbandonato. È un documento davvero speciale quello che vi proponiamo, realizzato grazie al lavoro e all'impegno in collaborazione di Cecilia Leo e Antonella Ferrara. Veniamo. Io personalmente non mi rendevo conto di commettere violenza, perché la violenza si pensa sia solo calci, pugni o attività, diciamo, fisica, invece anche psicologica, anche in forma passiva, violenza passiva, quindi anche sguardi, atteggiamenti, che nel mio caso hanno reso mia moglie debole, sofferente, e appunto a seguito poi della denuncia che io ho subito ho capito che dovevo fare qualcosa. Era proprio un litigare costante, anche per futili motivi, per cose banali. Ma questo litigare, che all'inizio sembrava semplice, basato su parole, magari su qualche parolaccia, poi degenerava con l'alzare la voce sempre di più, quindi sbattevo il pugno sul tavolo, qualche volta davo un pugno, un calcio alla porta. Dalla parolaccia si poteva passare a una spinta, si poteva passare a una chiusura anche del dialogo. Non davo la possibilità a mia moglie di dialogare, perché dovevo vincere io, perché io sono uomo, sono il marito, dovevo fare l'uomo di casa, no? Quello che porta i pantaloni. Questo è un vecchio retaggio, insomma, è un principio sbagliato, invece bisogna essere alla pari. E nel mio caso appunto era la rabbia, che in realtà pensavo di gestire, ma di fatto prendevo una strada sbagliata e quindi mi portava poi a inveire con parole e qualche volta anche fisicamente. Io ho due figli e non c'è stata violenza su di loro, perché sono un bene prezioso per me ovviamente, però hanno assistito negli anni alle liti, quindi alle parolacce, anche al lancio per esempio di un bicchiere, di un libro, insomma ad azioni che non sono belle da vedere. Quindi i figli che assistono a queste cose non è da esempio, non è da buon genitore, ecco. E di questo ne sono conscio, insomma, mi sono spinto alla Caritas, al centro antiviolenza, proprio anche per questo, perché ho riconosciuto che dovevo fare qualcosa anche per loro. Colpisce davvero la lucidità di questa analisi, di questa testimonianza. Più tardi completeremo il racconto andando a vedere anche come sono evoluti nel tempo i rapporti attraverso questo percorso, i rapporti tra moglie e marito. Io nel frattempo voglio dare il benvenuto a Don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo di Caivano. Siamo in provincia di Napoli. Don Maurizio, bentornato. Grazie, buongiorno. Allora, Don Maurizio, io adesso non voglio fare alcun riferimento a singoli casi, a vicende di cronaca anche recenti, più tardi ci sarà lo spazio per farlo. Vorrei solo con te fare una considerazione di carattere molto generale. Ma l'anima degli uomini è così nera, cioè c'è un buco che non si può colmare, o invece la testimonianza che abbiamo appena raccolto ci dice qualcos'altro? Ma noi intanto siamo cristiani e quindi la speranza per noi non è facoltativa, ma è un dovere. Noi siamo condannati a sperare. E io ho avuto modo, ho scritto diversi articoli ultimamente su questo problema per Avvenire, e ho scritto una lettera alla mamma di Alessandro, il giovane che ha assassinato la Giulia, che è di Sant'Andimo, un paese vicino al mio, e il loro bambino. E mi ha colpito molto Sabrina quando ha detto in televisione: mio figlio è un mostro, ho generato un mostro. Mi ha fatto soffrire molto questa considerazione e le ho scritto una lettera dicendole: Sabrina, tu hai il diritto di soffrire, soffri, di piangere, piangi, ma non hai il diritto però di flagellarti, di ucciderti. E tu non hai generato un mostro, tu hai dato vita a un uomo. Un uomo che evidentemente è stato un uomo problematico, che andava forse educato meglio, che andava aiutato, ma non solamente da te. Intanto in tutta la storia di questo uomo a me sembra che manchi un padre, ancora una volta è sempre la mamma che se ne fa carico.
E noi maschi siamo sempre latitanti da questo punto di vista, ma tutta la società deve farsi carico dell'educazione di un giovane. Stamattina non so se avete saputo, ma proprio a Sant'Antimo, sì, mentre noi ci stiamo preparando per la fiaccolata di questa sera, c'è stato un duplice assassinio. Un suocero giovanissimo, sì, 44 anni c'ha questo suocero, ha ucciso, barbaramente assassinato la nuora e anche suo genero, perché a quanto lui dice, ma non so se questo sia vero o no, ma neanche ci interessa, questi due, sia il genere che la nuora, avevano tradito i suoi figli con una relazione, insomma, tra di loro. Ora, se anche fosse vero tutto questo, questo uomo che si chiama Raffaele, che si è già costituito, non aveva nessun diritto, questo impiccione, di mettere il naso, questo assassino, di mettere il naso nei problemi dei figli, ma di aiutarli anche a sopportare, a risolvere questo problema, a dire loro non è la fine del mondo, una relazione può andare anche male, e il mondo è lungo e largo. Io stavo scrivendo proprio adesso un articolo su questo, il mondo è lungo e largo, c'è spazio per tutti, se una relazione finita, se le cose non vanno bene, meglio sederci a tavolino e cercare di risolverla nel migliore dei modi, anche perché ci sono i bambini, ci sono e i bambini. La vita va avanti. Allora, Don Maurizio, no, grazie. Abbiamo messo tantissimi spunti sul tavolo che poi raccoglieremo, riordineremo, su cui torneremo, e adesso andiamo in pubblicità. Anzi, prima di andare in pubblicità io faccio sosta da Simone, così entrate subito in trasmissione anche voi. Sì, giusto appunto per darvi il nostro numero WhatsApp, se volete partecipare alla puntata, 348 30 70 345. Poi ci sono, lo sapete, tutti i nostri social attivi e ovviamente la mail di redazione. Vi aspettiamo. Grazie Simone, aspettiamo le vostre considerazioni, e subito dopo la pubblicità andremo anche a guardare quanto avvenuto ieri, perché in Consiglio dei Ministri sono state presentate, sono state adottate nuove misure per rendere più efficace il contrasto all'odioso fenomeno della violenza sulle donne, e quindi cercheremo di capire se insomma stiamo muovendoci nella giusta direzione. A tra pochissimo. Eccoci, siamo rientrati in studio. Al 1 giugno erano 47 le donne uccise in questo 2023. Che cosa significa? Significa quasi 8 vittime al mese, secondo il Viminale, e purtroppo questa è una contabilità che cambia, che si aggiorna, ahimè, quasi quotidianamente. Allora io voglio dare il benvenuto agli altri ospiti, anzi alle altre ospiti che si sono aggiunte, a partire dalla collega Cinzia Tani, scrittrice, conduttrice televisiva, felice di riaverti in presenza. Grazie. E collegata con noi la psicologa Cristina Garniga. La dottoressa Garniga lavora in due centri proprio che propongono percorsi per uomini cosiddetti maltrattanti. Uno dei due centri si trova a Bolzano, è sorto per iniziativa della Caritas, l'altro a Rovereto, quindi siamo dalle parti di Trento. Ben arrivata, dottoressa Garniga. Salve a tutti, buongiorno. Allora, prima di coinvolgervi nella riflessione, vorrei tornare dal nostro Simone Lombardo, proprio per guardare alle misure che ieri sono state portate in Consiglio dei Ministri. Sì, lo dicevi Gabriella, arriva la stretta del governo, diverse le novità introdotte. Il ministro della Giustizia Nordio ha parlato di interventi estremamente severi. Queste sono state le sue parole, ma entriamo nel dettaglio. Si conferma la distanza minima di 500 metri dalla vittima e dai luoghi frequentati, e si conferma anche l'uso del braccialetto elettronico per chi è domiciliare. In questo caso la misura diventerebbe automatica, mentre ora è a discrezione del magistrato. Previsto anche un ampliamento dei reati per quanto riguarda l'applicazione dell'ammonimento, e viene introdotta anche la misura della sorveglianza speciale, oltre che per lo stalking e maltrattamenti, anche per tentato omicidio, revenge porn e deformazione permanente dell'aspetto. Si intensificano anche le pene per i recidivi in caso di violenza, lesioni personali, violenza privata, minacce, atti persecutori, revenge porn, violenza sessuale e danneggiamento. Grazie Simone. Allora Cinzia, ben vengano tutte le misure
che, perché sappiamo che l'azione di contrasto alla violenza contro le donne richiede strumenti diversi che possono rendere il codice rosso più efficace, però si tratta sempre di misure che intervengono quando il fatto si è verificato, insomma, e se ne sono verificati diversi, e fa una certa impressione pensare che il governo di un paese civile che tanti passi ha fatto poi debba servirsi sempre di norme per opporsi a questo fenomeno e per far sì che gli uomini la smettano con la violenza contro le donne che appartengono a questo stesso paese. Sì, non dovrebbe essere così, però è così sia perché c'è stata e ancora c'è un'educazione molto maschilista in alcune famiglie, e sia perché a scuola non si trattano quasi mai questi temi. Allora, noi stiamo seguendo l'esempio della Spagna, io lo dico continuamente, la Spagna ha dimezzato i femminicidi. Come? Il braccialetto elettronico che noi abbiamo ma non usiamo non deve essere applicato solamente a lui, Simone ha detto, al carnefice, lo stalker, anche a lei. In Spagna c'è anche lei che lo mette, nel senso che se lui lo stesso si avvicina, lei ha un bip. Quindi la anche tutela è esatto, completa. Capito? Così. Ci sono 150 magistrati che si occupano solo di violenza sulle donne, ci sono poliziotti, assistenti sociali solo per le donne, e le donne quando sono costrette a lasciare la casa hanno una casa e dei fondi per andare avanti, non sono costrette a nascondersi. Oltre a tutto questo ci sono corsi a scuola di uguaglianza, di far capire ai ragazzi qual è una relazione malsana e invece quale relazione non lo è, perché si comincia da lì, si comincia dalla famiglia, ma a scuola molte ragazze sono state quasi abusate o comunque perseguitate, controllate da ragazzi gelosissimi. Si trasforma. E quello non è amore, quante volte l'abbiamo detto, Cinzia? Ma loro non lo pensano. Io ricordo sempre l'esempio, lo faccio sempre, ogni volta che si parla di violenza contro le donne, del preside che ha detto: sono anni che mi accade una cosa strana, mi arrivano delle ragazze che rinunciano alla gita di 3 giorni dicendo il mio ragazzo non è contento. Ecco, insomma, questa è una cosa inaccettabile. Posso aggiungere una cosa a proposito di preside? Io dovevo andare in una scuola e la preside mi scrisse: mi raccomando, dottoressa Tani, sia gentile, non vorrei che i maschi si offendessero. Ecco. Dottoressa Garniga, abbiamo bisogno di lei. Abbiamo parlato di misure che sono state portate ieri in Consiglio dei Ministri, che potrebbero rendere più efficace tutto il sistema di legislazione che è stato messo a punto in questi anni. Sono misure che dispiegano i loro effetti su tutto il territorio nazionale. Ecco, la vostra è un'esperienza interessante anche a livello locale. Intanto parliamo di questi centri per uomini maltrattanti che non si conoscono bene, sono delle realtà che non conosciamo tanto. Ma io vorrei prima di tutto chiederle come si accosta un uomo che si è manifestato violento nei confronti della sua compagna o potenzialmente della famiglia. Sì, qualche volta riconoscono di avere qualche problema con l'aggressività, di avere magari in famiglia, nella coppia, si litiga un po' più pesantemente, magari lei dice insomma tu devi fare qualcosa altrimenti qui non andiamo avanti. Qualche volta loro stessi, gli uomini stessi, si rendono conto di avere un problema con la gestione della rabbia e allora cercano in internet, cercano qualcheduno che li indirizzi in un percorso di riflessione, di cambiamento su questo argomento. Quindi accedono al percorso in maniera volontaria. Quindi qualche questo volta, in qualche modo rende, non dico più semplice, forse è troppo, però insomma aiuta il percorso. Ma invece gli altri casi? Gli altri arrivano invece perché sono indagati o addirittura condannati. E in questo la legge sul codice rosso, cosiddetta codice rosso del 2019, ci aiuta, ci favorisce in questo, perché in qualche maniera obbliga, no? Gli uomini ad accostarsi alla problematica. Io lo dico qui perché mi pare rilevante, noi abbiamo parlato di introduzione di misure severe, di inasprimento ulteriore, di proposta di inasprimento di queste misure. Ecco, ebbene, io vi dico, gli uomini nei percorsi in qualche maniera sono contenti di essere fermati. Più di uno dice meno male, che insomma questa violenza doveva essere fermata. Senta, dottoressa, posso chiederle, perché veramente il tema è complesso. Sì.
questo è necessita e necessiterà anche di ulteriori approfondimenti. Lei, in questi anni di esperienza, anche di confronto con questi uomini, che idea si è fatta? Cioè, da dove origina questa rabbia che esplode e si manifesta contro la donna che si dovrebbe amare? E di che cosa c'è bisogno, di quanto tempo anche, per liberarsene efficacemente, perché i percorsi abbiano successo? I percorsi sono lunghi, di norma durano mediamente in Italia 7-8 mesi, c'è qualche centro che diciamo prolunga anche questo periodo. Sicuramente c'è bisogno di un periodo lungo di riflessione e di cambiamento. L'uomo deve avere consapevolezza, riconoscere che cos'è violenza, riconoscere di aver avuto comportamenti violenti, quindi prenderne consapevolezza e poi attivare una serie di azioni di cambiamento. Ecco. Di che cosa più o meno tutti gli uomini che arrivano sono uomini che hanno problemi di gestione della rabbia, sono uomini fragili che hanno delle debolezze e che rispondono a questa fragilità personale con la forza, no? E quindi agiscono con dei comportamenti di prevaricazione. È stata molto chiara. Don Maurizio, stiamo per andare in pubblicità, però mi premeva sottolineare un aspetto, perché Cinzia ci diceva quanto è importante anche giocare d'anticipo la prevenzione che nasce nella famiglia, nella scuola. Come riesci ad affrontare questo tema parlando con i tuoi parrocchiani, con le famiglie? Dove intuisci che c'è o potrebbe esserci un problema di questo tipo? Come uomo di chiesa, con quali parole? Ma, in che modo? Guarda, c'è poco da fare. Allora, tutto nasce dalla famiglia. Io mi accorgo subito, i bambini che arrivano in chiesa, al catechismo, all'oratorio, io mi accorgo subito dei bambini che hanno alle spalle una famiglia più attenta e i bambini che invece sono lasciati un po' a se stessi. Logicamente i bambini lasciati a se stessi poi diventano figli della strada e diventano facile prede dei loro amici più grandicelli di età e diventano anche loro vittime. A Casoria l'altro giorno una baby gang ha affrontato un piccolo un minorenne, lo ha cerchiato, lo ha picchiato e uno di questi bambini lo ha coltellato alla schiena. Il ragazzino era terrorizzato, anche la gente era terrorizzata, ma questo qua ha continuato. E allora se il ragazzino capisce che un atto di violenza lo rende più forte, lui continua in questo modo qua. A esercitarlo, certo. Grazie Don Quindi, Maurizio. Sì. La scuola, la famiglia. C'è bisogno di un'alleanza, di una santa alleanza, non si può smettere di ripeterlo questo. Andiamo un istante in pubblicità, poi ritorniamo, abbiamo anche insomma il resto della testimonianza, della storia da mostrarvi e su cui riflettere. A tra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo in studio. Ieri il presidente del Senato Ignazio La Russa ha lanciato l'idea di una manifestazione contro la violenza sulle donne, tutta di uomini. E allora noi vogliamo partire da questa idea e anche dalla testimonianza, insomma, che è rimasta in sospesa del giovane uomo cosiddetto maltrattante che ha deciso di intraprendere un percorso per uscire proprio da questa spirale di violenza, da una modalità che era diventata quasi automatica. Vediamo. Tutto è partito dalla sua denuncia fatta in questura e da lì si è aperto diciamo un mondo. A seguito della denuncia ho iniziato a fare proprio nei primi giorni un'analisi di me stesso. Sono una persona che ha sbagliato, si era reso conto già mesi fa prima del corso che c'era qualcosa che non andava dentro di me e ho deciso a seguito di una persona che mi aveva indicato i centri antiviolenza di indagare, di comprendere, anche se all'inizio recarsi a un centro antiviolenza già la parola stessa spaventa un po', perché la persona appunto si identifica come violenta. Io ho intrapreso il corso antiviolenza della durata di 28 settimane
con curiosità e all'inizio sì con voglia di farlo, ma anche con paura e vergogna, perché un uomo probabilmente vuole chiedere aiuto, ma si vergogna di farlo, c'è un ego molto forte, c'è la vergogna, c'è la paura di essere riconosciuti violenti, c'è la paura di scoprire se stessi. Io avevo paura di raccontare, di dire ma sono violento o no, ma ho commesso violenza o no. Riconosco adesso, a seguito del corso che ho fatto presso la Caritas, come noi non vedevamo come ci stavamo comportando. Pensavamo di agire nella maniera corretta, di essere giusti, e questo mi ha chiuso gli occhi e mi ha portato a una situazione sbagliata di violenza, sia psicologica che fisica. E uno degli aspetti fondamentali del corso è proprio il parlarne nel gruppo e quindi ascoltare altre persone che come te hanno commesso degli errori. Abbiamo a breve l'udienza di separazione perché ho sbagliato, quindi è una donna che è stupenda, una donna che non meritava questo trattamento e, tra virgolette, insomma, mi sono anche meritato forse questo allontanamento dal suo cuore, dalla sua vita. Quindi io riconosco gli errori, capisco quanto ha sofferto, perché ricordo sempre a me stesso che al di là delle regole penali violate, al di là della violenza commessa, io comunque ho fatto piangere una donna, quindi questa è una cosa che mi porto dietro. Quello che accadrà non lo so, ma il mio obiettivo era migliorarmi, spero di averlo fatto e di dimostrare anche a tanti uomini che si può cambiare, si può far qualcosa. Dottoressa Garniga, qui c'è un percorso che almeno appare comunque di acquisita consapevolezza e fa piacere riscontrarlo. Torno a quell'idea lanciata dal Presidente del Senato, una manifestazione che coinvolga gli uomini, perché dicevamo è importante un cambiamento culturale che parta da lontano, ma insomma è fondamentale, altrettanto fondamentale, che al centro di tutto questo ci siano gli uomini. Dottoressa Garniga. Sì, credo sia una buona idea e io credo che gli uomini parteciperebbero, quelli che hanno frequentato i percorsi, quelli che hanno potuto avvicinarsi ai training antiviolenza e fare un percorso, io credo che parteciperebbero. Ci vuole coraggio, ci vuole coraggio per essere diversi, perché l'uomo che agisce comportamenti violenti è un uomo che si vergogna, un uomo che si sente solo, che non ne ha parlato con nessuno e che si sente l'unico. Gli uomini arrivano al percorso che si sentono gli unici. Pensavo di essere l'unico e invece mi trovo qui in un gruppo di uomini e alla fine mi sono sentito accolto. Ecco, questo è quello che loro dicono, e ho trovato un posto dove ne posso parlare. Posso parlare liberamente e riconoscere anche dai racconti degli altri che effettivamente forse quello che ho fatto è violenza, non lo sapevo, adesso lo so. Questo veramente ci colpisce, questo percorso. Mi colpivano le parole del giovane uomo di cui abbiamo raccolto la testimonianza, quando dicevo quasi paura di capire chi sono, se sono davvero violento. Il fenomeno ci riguarda tutti, riguarda chi commette atti di violenza, chi li subisce, chi magari non coglie i giusti segnali al momento giusto, quindi ci state scrivendo in tantissimi. Allora io vado da Simone. Sì, permettimi di dire anche, Gabriella, che la nostra intervista ha un po' colpito nel segno, perché sono davvero tanti i nostri telespettatori che ci scrivono proprio sull'intervista di Cecilia Leo e Antonella Ferrara. Dunque, Simona, mi ha colpito molto la storia di quell'uomo che ha voluto chiedere aiuto. Credo sia questo un messaggio molto importante, perché tutti possono chiedere aiuto, non soltanto le vittime e le donne. Dunque, Silvia, rabbia, egocentrismo, gelosia, i provvedimenti andavano presi già da tempo, secondo me. Sono d'accordo con Cinzia Tani sul braccialetto, servono misure più efficaci, basta con questa violenza. E poi Franco, dietro i grandi uomini ci sono di solito sempre grandi donne che andrebbero valorizzate di più. In molti casi questo non succede, anzi a volte avviene esattamente il contrario. Chiudo con Maria Antonietta: i maltrattamenti fisici e psicologici sono ormai quotidiani. Ho il cuore lacerato perché come mamma non sono riuscita a salvare mia figlia e a volte la giustizia arriva troppo tardi.
Grazie, grazie Simona, ringrazio anche questa riflessione di Antonietta, mi sembra, perché sottolinea anche quanto può far male la violenza psicologica, ne abbiamo parlato anche a inizio trasmissione. Cinzia, qualcuno potrebbe essere tentato di dire siamo alla solita, la solita storia, io so che ti fa proprio arrabbiare quando viene detto sono sempre i soliti casi, in realtà il fenomeno ha assunto un aspetto, dimensioni nuove, ma proprio un contenuto differente. Il termine femminicidio nasce nel 1992, femicide è una criminologa americana, quindi che comincia a raccontare come dopo l'emancipazione femminile, cioè quando la donna comincia a lavorare e quindi a incontrare altri uomini, quando la donna può separarsi perché è indipendente, lavora, guadagna, eccetera, che nascono questi omicidi. Prima l'uomo non aveva bisogno di uccidere la donna, restava tra le mura domestiche, stava a casa, poteva essere maltrattata, picchiata, umiliata, abusata, e lei stava lì, non c'era la possibilità di andarsene. La dimostrazione è che in Scandinavia, cioè i paesi in cui è più alto il livello di uguaglianza e di emancipazione femminile, sono maggiori i femminicidi. Quindi l'uomo, prima lo dicevamo io e te fuori onda, sì, c'è bisogno di tempo per i grandi cambiamenti sociali. C'è stato un cambiamento sociale immenso, cioè la donna da, diciamo, cenerentola della casa, il maschio era il reuccio della casa, è diventata invece paritaria, quindi dovrebbe essere paritaria, quindi l'uguaglianza deve essere insegnata in famiglia e a scuola, ripeto, in famiglia, se ci sono maschi e femmine o anche solo maschi, e a scuola è fondamentale. E non diciamo che ci sono sempre stati, perché non ci sono sempre stati, così è come negare che ci sia un'emergenza, è un fenomeno moderno, figlio della liberazione della donna dalle sue catene. Grazie Cinzia per averlo sottolineato, perché questo ci riporta alla necessità di trovare risposte nuove, risposte adeguate. Don Maurizio, ti lascio la chiusa di questa nostra puntata permettendomi di scavare un po' nella tua vita personale, perché so che tu sei stato testimone diretto di una vicenda scandita proprio dalla violenza domestica. Lo chiedo non per morbosità, ma perché ricordando la storia di Caterina, una tua parente, forse puoi dirci che cosa questo ti ha lasciato dentro e dove ti ha portato, a che riflessione. Intanto, prima cosa, permettimi di ringraziare pubblicamente la Sciarelli, Federica Sciarelli, che ci è stata di grande aiuto, perché la trasmissione Chi l'ha vista ha portato il caso di Caterina a livello nazionale e Caterina sono arrivate tanti parente. Aiuti. Adesso Caterina sta in una... è una mia parente, sì. E Caterina adesso sta in una località segreta, io stesso non so dove stia, ma dove ha ripreso a vivere mentre suo marito è in carcere, anche se per la verità tutti quanti noi temiamo il giorno in cui questo signore uscirà dal carcere. Don Maurizio, scusami, poi, tu sei partito dalla conclusione, che è importante, diciamo, la conclusione, sì, almeno al momento Caterina è al sicuro. Questo. Che cosa era accaduto brevemente, ci fai capire? Sì. Sì, era accaduto che questo signore era riuscito a tenere Caterina lontana dai genitori, dalle sorelle, dalla famiglia, da me che sono il cugino di sua mamma, e quindi l'ha isolata sempre di più. Caterina era innamorata di questo uomo e lentamente è diventata una sua vittima. Questo signore faceva di Caterina quello che voleva, ma Caterina non se ne accorgeva, fino al giorno in cui veramente non ne ha potuto più, ha chiesto aiuto e anche lei ha preso coscienza, proprio come l'uomo abusante, ha dovuto prendere coscienza di quello che stava vivendo. È stato difficile anche per lei, c'è stato un percorso, ma questo è stato possibile. E adesso lei sta vivendo la sua vita con i suoi figli lontani dalla nostra Campania. Questa è un'altra cosa molto triste, perché a scappare poi sono sempre le vittime e mai i carnefici. Ecco. Lasciami dire ancora una cosa. Sì. Io accolgo con gioia, sì, io accolgo con gioia l'invito del Presidente del Senato. Forse dovremmo fare proprio noi maschi una processione penitenziale. Però permettimi di dirgli
che quando alla Camera, al Senato ci sono delle scene di violenza tra deputati e senatori che litigano e si dicono parolacce Magnifico. Davanti all'Italia, questo è un esempio pessimo, pessimo per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, e proprio mi rivolgo a lui che è la terza carica dello Stato, che possano fare qualche cosa per mettere fine a questa vergogna che ci arriva proprio dalla Camera o dal Senato. Grazie Don Maurizio, perché diciamo questi sono i segnali che non vorremmo cogliere, e questa diciamo ci riporta alla necessità di un cambiamento davvero profondo, culturale e il più diffuso possibile. Grazie davvero Don Maurizio Patriciello, grazie a Cinzia Tani, grazie alla dottoressa Cristina Garniga, a tutti voi che ci avete seguito e avete partecipato. Come sapete noi siamo qui tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15:15 e vi aspettiamo in studio. Grazie.